Bentornati ragazzi, io sono Leo, questa è Aloy e forse siamo arrivati nel punto in cui scopriremo davvero tutto quanto riguardo il progetto Zero Dawn. Siamo sotto tramonto, ovvero la Terra che ormai ospita i Gargia delle Ombre. Forse ci hanno sgamato, quindi tra poco arriveranno anche loro qui giù, se riusciranno a trovare la via. Nell'ultimo episodio abbiamo scoperto che Alice ha stabilito la sua base proprio nel punto in cui si trovate. Praticamente è una di quelle macchine che avevamo visto anche nel tumulo, nelle Terre Banuk. La cosa è che Ade comunque si è mosso attraverso i cavi, come se fosse corrente. Forse Ade è molto simile a quello che è anche Efesto, però ce l'ha con noi, non sappiamo perché. Abbiamo scoperto che Eris aveva una famiglia e oltre al fatto che ha perso suo figlio e sua moglie, credo che a questo punto odi abbastanza Avad stesso, non lo reputa il vero Re Sole e reputa, tra virgolette, il vero Re Sole, un altro dei figli del Re Sole Folle, quel bambino che abbiamo visto appunto nello scorso episodio. Secondo me quel bambino neanche vuole fare il re, ma queste sono cose a cui penseremo più tardi. Ora abbiamo tanto da scoprire. Benvenuta al progetto Zero Dawn. Zero Dawn. L'abbiamo trovato. Sei davvero così sorpresa? Diagnostica di struttura. Rilevati guasti multipli. Tentativo di riparazione. Ma che cos'era questa stanza? Un ingresso, forse? Dai un'occhiata. Dai dati che ho trovato, questa era la sala di accoglienza di Zero Dawn. Tutto questo veniva gestito sia da operatori umani, sia da macchine, teoricamente. Prego, si sieda e attenda il suo turno. Una selezione di bevande e snack è a sua disposizione. Una stanza più piccola. Magari qui incontravi qualcuno che ti smistava, poi ti facevano passare, entravi in questa sala e aspettavi. Dovevi attendere il tuo turno. Turno per cosa però? Allora, con questi dati si parla di isolamento acustico. Praticamente in alcune stanze si sentiva quello che avveniva e volevano limitare il più possibile tutto ciò. Per quale motivo? Perché hanno parlato anche di persone che piangevano. E per quale motivo le persone dovrebbero piangere o urlare? Prego, si rechi in sala proiezioni 1 per un messaggio importante sul motivo della sua visita. Che posto era questo? Un teatro olografico. Dati ZDO1 intatti. Avvio riproduzione. Benvenuto al progetto Zero Dawn. Sono il generale Harris. Presidente dei capi di Stato Maggiore degli Stati Uniti d'America. L'avrai sentito dire. Zero Dawn è un programma di superarmi top secret. Il miracolo tecnologico che ci salverà dalla piaga di Faro. Sempre che l'operazione Vittoria Eterna rallenti i robot. Ho diffuso io le indiscrezioni, per questo mi hai sentito parlare. E sono tutte menzogne. Zero Dawn non è un programma di superarmi top secret. E non potrà salvarci. Nulla può farlo. Ecco perché. Quando hanno scoperto l'anomalia, era troppo tardi. Nulla ha potuto fermare la piaga di Faro. Nulla può farlo. I suoi robot continueranno a replicarsi e a divorare la biosfera. La vita sulla Terra verrà spazzata via. E del pianeta non resterà che una sfera sterile. L'estinzione è ineluttabile. Non importa quanti ne uccidiamo, i robot aumenteranno esponenzialmente. Coi codici di disattivazione potremmo spegnerli tutti, l'intero sciame. Ma i loro protocolli crittografici usano forme d'onda polifasiche intrecciate e ci vorrebbe un secolo per decifrare un set di codici. Al massimo abbiamo 16 mesi. Troppo poco per poter sopravvivere. Distruggere la biosfera è un'apocalisse da cui non ti difendi stando in un bunker o in una stazione spaziale. Non ci sarà più una terra da riscattare, solo una roccia morta e tossica con diversi milioni di robot di Faro in letargo, in attesa di cibo. È questa l'orrenda verità dietro all'operazione Vittoria Eterna. Le mie bugie, bugie pensate per spingere milioni di innocenti a sacrificarsi in battaglia. Perché? Una ragione. Guadagnare tempo per te è il lavoro che svolgerai qui. Lo Zero Day, il giorno in cui la Terra morirà,
sta arrivando. È inevitabile. La speranza di Zero Dawn è che dopo segua qualcosa di nuovo. Ma lascerò che sia Elizabeth Sobek a gettare quel raggio di luce nell'oscurità. Passo e chiudo. Harris l'avevamo già visto, in uno dei video precedenti, quando appunto Elizabeth Sobek ha presentato il progetto Zero Dawn. Questo progetto Zero Dawn non è mai stato spiegato a nessuno, infatti tutte le registrazioni che ho trovato anche al tumulo, dove è avvenuta la missione Vittoria Eterna, nessuno sapeva cosa fosse questo progetto, infatti la gente ci scherzava sopra, ci rideva sopra, si sono praticamente sacrificati non sapendo neanche che cosa fosse il progetto Zero Dawn. Ma da quello che comunque Elizabeth Sobek ha spiegato appunto a Harris, avevano 16 mesi per poter creare qualcosa in grado di poter salvare in minima parte l'umanità, da quello che ho capito, perché tutto quello che ha spiegato Harris effettivamente è successo. Adesso le macchine si trovano ancora sottoterra, le stanno trovando, ma il problema è che comunque in un certo senso sono disattivate. Come mai? Qualcosa è successo, perché effettivamente gli animali e gli uomini ancora ci sono. Sono tornati indietro. Certo, gli animali sono gli stessi, ma gli uomini sono tornati indietro. Le macchine sono ancora presenti. Però fino adesso non abbiamo visto macchine che si cibano di esseri viventi. Si riuccidono, ma non sappiamo se effettivamente mangiano esseri viventi. Potrebbe essere che con questo progetto qualcosa veramente sia cambiato. Ora capisco per quale motivo le persone entravano qui e si sentivano urlare e piangere, perché effettivamente immaginate di essere convocati, di andare in una zona protetta, di sentire il pericolo perché al telegiornale senti soltanto guerre su guerre verso delle macchine impazzite. Ti portano qui, tu fai la fila e poi ti comunicano che la fine sta arrivando. Elizabeth ha gestito questo progetto però. Noi non l'abbiamo ancora trovata, non sappiamo ancora niente su di lei e risultiamo molto simili a lei. Geppi, sono entrati dai condotti. Nulla deve impedirti di scoprire la verità. Sparpagliatevi! Uccidete ciò che si muove! Che posto è questo? Una tomba? Questi ci abitano sopra. Non ci sono mai scesi qua sotto. Bene, siamo troppo vicini per permettere a tribù primitive di fermarci. I punti dati, che cosa contengono? Sono qui con Susanna Alpert, scienziata ambientale. Dottoressa? Come scusi? Non stavo... Ho solo detto il suo nome. A cosa pensava, dottoressa? A nulla di quanto detto dal generale, davvero. Ero nella squadra di intervento del CCG Est nel 2051, subito dopo che il secondo terremoto danneggiò il reattore. Sono passati anni, ma me lo sogno ancora. Vedo la zona rossa diffondersi lentamente, così lenta da sembrare una mano che si apre. Lei è stata scelta proprio per il suo coinvolgimento in quell'evento. Sul serio? Interessante, perché è stato un disastro. Laggiù non crescerà più nulla, un fallimento catastrofico. Ma questo è nulla in confronto alla riduzione della biomassa su scala globale. La biosfera e l'idrosfera collasseranno, rendendo la Terra inabitabile ben prima che i robot possano finirci. Vittoria Eterna non può farci guadagnare alcun tempo. Quindi è meglio se mi mostrate cos'è realmente Zero Dawn. I dati sono precisi, sì. Così queste mostruosità meccaniche non solo uccidono le persone, ma le divorano. Non solo le persone, la materia organica. Ogni forma vivente dissolta in nutrimento. Millenni di evoluzione liquefatti. Il miracolo della vita, ridotto a biocarburante. In una parola? Sì. Chi è stato? Faro? Maledetto idiota, dov'è? No, dottore, la prego. Digli che Tom Pike vuole parlargli. Via, via! Dottore, basta! Portate Ted Faro subito qui! Continuo a pensare che le persone convocate qui fossero tutte quante competenti e quindi erano quelle che Elizabeth Sobek aveva scelto. Però abbiamo visto che questo qua non è che ha reagito nella maniera migliore. Cioè, per carità, io pure ce l'avrei con Faro, eh. Allora mamma aveva ragione. Prego? Mia madre prendeva la Bibbia molto sul serio. Più di quelli di Bolla del Texas. A livello pentecostale. Capitolo preferito? Rivelazione. Beh, non sempre riuscivo a capirla. Probabilmente per via dei suoi discorsi a Vanvera. Quando parlava,
Era tutto un'apocalisse di qua, un lago di fuoco di là, sempre colpa dei peccatori. A proposito, le dispiace se fumo? Una sigaretta al tabacco? Scusa, dolcezza, sono uno dei gusti classici. Complimenti alla squadra, mi avete trovato. Avevo una taglia sulla testa da 18 mesi. Starling Malkit ero io, ovviamente, non me ne vergogno. Ho avuto parecchie serpi alle calcagna. Ma sono sempre riuscito a farla franca. Come mi avete beccato? Credo che la dottoressa Sobek l'abbia indicata fra i candidati Alfa. Sequestro lampo prioritario. Ho sempre sospettato che avesse il debole per me. Ehi, immagino che non abbiate caffè vero in questo posto. Non so, caffè di sangue, cappuccino di guerra. Signor Tate, lei è idoneo a proseguire. Prego. Vada. In quello che ho ascoltato vedo proprio la preoccupazione di Sobek, di Elizabeth, che è arrivata a prendere addirittura persone non troppo stabili mentalmente per poter mandare avanti il progetto. Lavorato in precedenza per la Faro Automated Solutions. Al sistema di autoreplicazione della linea Chariot. Sono venuto qui pensando che fosse una messa in scena. Quando mi avete preso ho pensato era ora. Ho cercato ogni giorno di nascondere il senso di colpa da quando... Oh. Vuole restare un attimo da solo? No, è che speravo davvero che Zero Dawn fosse un rimedio al mio lavoro. E ne sono stato perfino orgoglioso. Ma Ted sa come vendere un'idea. E nei laboratori, alla luce della creazione, il primo test, quando vedi che capiscono la propria struttura, come ricostruirsi dalla memoria e dalla luce. Non esistevano limiti. Oddio, non c'era alcun limite. Capisco anche la preoccupazione di chi lavorava appunto per Faro. Cioè, immaginatevi di avere i mezzi per creare qualcosa di fantastico, che poi però viene sfruttato nella maniera sbagliata. Chi sta lì a creare direttamente qualcosa di figo è anche soddisfatto del proprio lavoro. Il problema sono le conseguenze che magari non vengono neanche calcolate. Probabilmente si entrava da lì, che è l'entrata principale, e poi qui le persone venivano smistate in diverse sale per fare, diciamo, un colloquio. E abbiamo visto che comunque erano tutte quante persone preparate. Dati ZDO2 intatti. Avvio di produzione. Elizabeth Sobek. Hai appreso la brutta notizia. Ed è tutto vero. La piaga di Faro sta divorando la biosfera. La vita è destinata a scomparire. Ma deve essere per forza la fine. E se dessimo all'esistenza un futuro? Se riuscissimo a creare un seme da cui, su un pianeta morto, potesse nascere una nuova vita? È questo qui lo scopo del progetto Zero Dawn. Creare un sistema di terraformazione intelligente, automatizzato, e ridare origine alla vita dal nulla. Cosa serve a questo sistema? Innanzitutto, una vera IA, capace di prendere trilioni di decisioni necessarie per ricostruire la biosfera. Un guardiano immortale, creato per riportare la vita sulla Terra. Si chiama Gaia, una madre natura artificiale. Ma questo è solo il fulcro del sistema. Dovrà essere circondata e potenziata da una serie completa di funzioni subordinate. Considerale un'estensione della mente di Gaia, ciascuna con una funzione ben precisa. Non si tratta di vere intelligenze artificiali, ma ciò nonostante queste costituiranno una vera sfida di ingegneria, la più grande che il genere umano abbia mai affrontato prima d'ora. Un hardware che conserva e sviluppa i miliardi di semi ed embrioni da cui la vita avrà un nuovo inizio. La costruzione di strutture sotterranee per custodirli. Ed è soltanto l'inizio. Non dobbiamo costruire l'intero sistema. Il bello di un sistema di terraformazione automatizzato è che è in grado di crearsi da solo. Nei prossimi giorni scoprirai come queste funzioni e le parti su cui lavorerai si incastreranno. La corsa contro il tempo per avviare le procedure di raccolta, scrivere il software, creare tecnologie e strutture.
Come lo sigilleremo prima che l'inevitabile si scateni? Ma cosa più importante, scoprirai che questa non è la fine. Che Gaia genererà i codici di attivazione menzionati dal generale Harris e imposterà le antenne per diffonderli, disattivando i robot di Faro per sempre. Che Gaia non solo creerà, ma ideerà qualsiasi robot di cui ha bisogno per svolgere il suo lavoro nei secoli. Dalla decontaminazione dell'atmosfera e dei suoi mari avvelenati, al rinverdimento della Terra con banchi di semi criopreservati, al ripopolamento della fauna terrestre. E poi, quando tutto sarà pronto, che una nuova generazione di umani, generata nei centri culla in tutto il mondo, condividerà Apollo, il vasto archivio di conoscenza umane e conquiste culturali da cui impareranno sul nostro mondo. Ma ben più importante, come non ripetere i nostri errori? Non è un sogno impossibile. Possiamo raggiungerlo se ci daremo da fare e non ci fermeremo di fronte a nulla. La fine della vita è inevitabile. Ma se aiuterai me e Gaia, possiamo darle un futuro. Uniamoci e rendiamo questo futuro una realtà. La Terra è stata distrutta e ricostruita. Sì, da una macchina. Una macchina di creazione. È stata Elizabeth. Per la vita. Per noi. Ma perché Ade allora? Se faceva parte di Gaia, perché è finito nei rottami di un robot di Faro? E perché vuole uccidermi? E Apollo, l'archivio della conoscenza, che ne è stato? Ed Efesto, che cattura Saiyan. Sono confuso quanto te. Forse le risposte sono più avanti. Questo video vale tutto il gioco praticamente, cioè hanno spiegato tutto. Cioè non tutto, perché queste domande che si sono fatte adesso Aloy e Silence sono giustissime. Il problema è che questa qui era la presentazione di quello che volevano fare. Ovviamente Gaia è il progetto totale. E Gaia gestisce tutto da quello che ho capito. Gestisce Apollo, che doveva praticamente donare la conoscenza alle persone. La popolazione a zero doveva arrivare ad un certo punto, solo che poi Gaia doveva ricostruire tutto. In che modo però? Cioè le persone come fai? Le porti da qualche altra parte e poi le riporti sulla Terra? Ma sono comunque persone che sanno cosa è successo. Apollo dovrebbe riportare tutte quante le conoscenze delle vecchie generazioni a quelle nuove. Efesto, come diceva appunto Silence, per quale motivo ha attaccato Saiyan? Saiyan controllava un vulcano per evitare che facesse un casino e che uccidesse le persone in quella zona, persone e animali, che destabilizzasse una zona. Quindi per quale motivo Efesto ha fatto così? E soprattutto Saiyan aveva ragione. Quando Saiyan ci ha detto era difficile capire Efesto, la vera intelligenza artificiale completa è Gaia. E Gaia gestisce anche Ade. E Ade ce l'ha a morte con noi. E quindi con Elizabeth. Per quale motivo? Cioè se tu crei Gaia, no? Che è un'intelligenza artificiale, per quale motivo poi uno dei componenti di questa intelligenza artificiale ti dovrebbe odiare? Allora questa qua per forza ve la devo far leggere. Questi qua sono i dati che ho trovato nella sala appena praticamente Elizabeth Sobeck ti spiega cosa è successo. Tu puoi fare tre scelte. Quindi ok, se tu arrivavi qua potevi scegliere di morire o partecipavi o morivi. È questa alla fine la cosa. Certo che ci sto. Ricevere l'opportunità di ricostruire quello che io... I danni che io... Ecco, non penso di meritarlo. Ma lo farò assolutamente. Vorrei precisare che le sue colpe non c'entrano con questo. Per me sì. La dottoressa Sobeck, Margot, sono state furbe abbastanza da lasciare la Faro in tempo, ma nessuno l'ha preso per un avvertimento. Abbiamo pensato che non fossero tagliate per le IUR, sta per innovazioni ultra rapide. Migliore nel combattimento, migliore di chiunque, una macchina da morte migliore. Non è incredibile come un secolo e mezzo di fantascienza non ci abbia impedito di autodistruggerci. Ho chiuso con il passato. Cioè, lavorerò sodo, anche di più. Così la mia famiglia avrà un posto a Elysium. Non ho mai pensato che potessi redimermi.
Fermi. Elysium, praticamente stava cercando comunque di difendere la sua famiglia. In diverse registrazioni che ho sentito, alcune persone in giro, sparse un po' ovunque, anche nelle terre Baruch, parlavano appunto di doversene andare. Quindi forse Elysium potrebbe essere una struttura fuori dalla Terra in cui sono state portate delle persone? Cioè potrebbe essere che in questo momento c'è qualcuno fuori dalla Terra e che magari sta gestendo anche Efesto o altre cose del genere? E quindi potrebbe anche essere che effettivamente con mezzi strani e strumenti strani Elisabeth Sobeck sia ancora viva. Se ha ancora la nausea... No, gli inibitori hanno fatto effetto. Non mi sento il fondo della lingua. Vorrei tanto dire che ci credo, ma il danno è troppo grande, troppo esteso, troppo completo. Con tutto il rispetto per il lavoro della dottoressa Sobeck alla Miriam, no, la vita non sempre riesce ad andare avanti. A volte sparisce e basta. Come al CCG Est, come in Congo, come a Timor. Come noi. È questa la nostra ricompensa. Una città sepolta, piena di pazienti terminali in attesa della fine. Invecchierete insieme, con i suoi cari. Al sicuro. Io non ho nessuno. Magari potrei mettere su famiglia. Temo di no. Gli abitanti di Elysium saranno sottoposti a sterilizzazione medica. Un habitat in grado di sostenere una base iniziale di 2000 individui per 100 anni è una grossa sfida, dottoressa Alpert. Se la popolazione crescesse invece di diminuire, morirebbero tutti nel giro di 30 anni. Lo sapevo, è solo che non avevo il coraggio di dirlo. Prego? Basta così, scelgo l'eutanasia. Non voglio farne parte, voglio solo farla finita. Capisco. I protocolli richiedono un'attesa di 48 ore, dopodiché... Ammazza. Teoricamente dovevano sopravvivere per almeno 100 anni. Però venivano sterilizzati, perché non potevano riprodursi, non potevano... giustamente consumare più risorse di quelle effettive che avevano, credo. È qui per assicurarsi che mi comporti bene stavolta. Sicurezza, per la sua protezione. Desidera parlare di come si sente? Ma certo, parliamone. Sorpreso. No, sbalordito. Come direbbe il mio vecchio, sbalordito. Con la vena che gli pulsava sulla fronte. Credevo... Pensavo che foste tutti completamente impreparati a un progetto di volo spaziale. Ma ora capisco che è peggio. È ancora peggio. La Sobeck è una visionaria. Una pericolosa visionaria. Tutto questo fantasticare, eh? Oddio! Mi spiace che abbiamo perso tempo entrambi. Ora me ne vado. Temo che non sia possibile. Qualsiasi cosa detta qui dentro non è possibile. Le consiglio di leggere la documentazione riguardo alle sue possibilità. Ho già visto abbastanza, me ne vado da qui. Ma cosa? No. Toglietemi le mani di dosso! Eh sì, non potevano uscire da qui, perché probabilmente uscendo e creando panico, andando da persone che effettivamente non ne sanno nulla del progetto, creeresti un casino. Le persone non combatterebbero più contro le macchine, si arrenderebbero e non lascerebbero appunto il tempo per creare Gaia e realizzare il progetto Zero Dawn. Per ora comunque non sono scesi a rompere le palle, a parte quei tre balordi. Un'intrusa! Prendiamola! Niente, oh, l'ho chiamati! Cosa tu faccia, non morire ora. Ho discusso con loro sullo scopo di Artemide, mettendo in chiaro che non intendevo far parte di uno zoo globale. Non ci siamo dimostrati esattamente dei validi custodi nelle ultime migliaia di anni. Quindi l'idea di ricostruire una biosfera... Beh, è terrificante, no? Un autentico film dell'orrore. Non abbiamo il lusso di poter tirare e indovinare adesso. Ma l'alternativa? Il nulla più totale. Una fatica spropositata e poi... il nulla. E poi, con Charles Ronson alle redini. Lo rispetto. Ha entusiasmo e fervore da vendere. Così ho accettato. Darò tutto me stesso. Letteralmente. A progetto concluso, opterò per l'opzione medica. Grazie. Lo psicologo ha detto che potrei cambiare idea. Ma gli ho risposto che non mi conosce affatto. Farò il lavoro sporco in favore della vita. Ma non voglio far parte di questo futuro patetico e sbiadito. Sono un uomo di mondo. Non mi è mai andata a genio la luce asettica. E poi sono anche un filino claustrofobico. Per partecipare a un progetto del genere, la claustrofobia è l'ultimo dei problemi, penso, eh. Cioè, non ci devi proprio pensare. Comunque Artemide, sempre secondo la mitologia greca, è una dea appunto della foresta, degli animali selvatici.
Quindi credo che in quel caso, per il progetto Zero Dawn con Artemide, si doveva andare a creare una sorta di sistema per difendere appunto gli animali e ricreare comunque gli animali. Zero Dawn. A modo suo è arte, un'espressione su grande scala. Ma quanta ingiustizia. Perché sono stata scelta? È stata una commissione, un algoritmo. La mia famiglia si salverà solo perché mi sono laureata in storia dell'arte. È così. Dottoressa Suvei? Cristina Suvei? Sì? Conosco un uomo, un altro storico. È un esperto di Bauhaus e nuovo materialismo, ma una volta ha partecipato a una mia conferenza. Un altro scherzo del destino. Di tutte le persone in quell'auditorium dovremmo essere qui entrambi. Eppure sento di dover accettare. No, non è giusto, non lo è affatto. Ma per il bene della famiglia e per l'arte. L'arte è vita. Deve poter comunicare oltre la nostra storia, come un eco nel futuro. Non finire nell'oblio. Devo accettare questa offerta. Ok, quindi come di là c'erano persone che lavoravano appunto per Artemide, quindi per la caccia, per gli animali e tutto, qui qualcuno sta parlando di arte. Ripenso a quei poveri hacker dell'FBI, alla Mockingbird. Mi piaceva istruirli, ma forse sono stato un po' troppo duro con la povera psicologa. Era così gentile, stava solo lavorando, dopo tutto. Mai avrei pensato che capisse quanto fosse ridicolo Zero D. È come dare il budget di Dio a un bambino che gioca con un generatore di ologrammi. Che ci posso fare, dolcezza? Io la vedo così. Guarda, mamma, creo la natura. Ora, se la natura è così importante, perché non lasciarle fare il suo corso? L'estinzione è naturale. Zero Dawn, no. No, signore. Cavolo, è talmente innaturale che dovreste ribattezzarlo Abominio, e lo sapete. Per questo lo tenete nascosto. Nel frattempo, la mia piccola dolce psicologa si sta mordendo la guancia. Brutta abitudine. E si è anche mangiata un'unghia. Una sola. Giornata no, vero tesoro? Sta mancando l'obiettivo. Mi dice: suppongo che intenda rifiutare l'incarico, signor Tate. Stiamo scherzando. 18 mesi di duro lavoro in cambio di 30 anni a spasso per Elysium e a guardare porno. Sono dei vostri. Ok, è un po' bizzarro questo Cristiano, però effettivamente quello che dice, sì, l'estinzione è una cosa naturale, ok, però l'estinzione deriva dalle macchine, le macchine non sono naturali, quindi non torna quello che diceva, però ha deciso di partecipare comunque al progetto. Salve, sono Margot Shen e questo è Efesto. Come suggerisce il nome, sarà la funzione subordinata usata da Gaia per creare valanghe e valanghe di robot. La sua forgia personale, ma è un po' più complesso. Forse avrai notato che solo un terzo di voi è ingegnere robotico. Gli altri sono esperti in cognizione meccanica, euristica virtuale, eccetera. Beh, questo perché non saremo noi a progettare e assemblare i robot. L'ultima cosa che vogliamo è dover imporre a Gaia dei progetti datati del XXI secolo. Uno spreco di tempo. Il nostro scopo è dare a Gaia il potere di costruire robot. E non solo costruirli, ma idearli. Tutti i robot che le servono per qualsiasi scopo, progettati e fabbricati con uno schiocco di dita. Le sue di dita. Quindi Efesto non è proprio la forgia, è la conoscenza della creazione e l'ingenuità di un fabbro che impugna un martello. Codificate come software, da creatività virtuale a reale. Gaia sta imparando. Nelle simulazioni ha realizzato creazioni interessanti con assemblaggio frattale e morfologia animale. I suoi progetti non possono ancora vincere il premio LEEM, ma ehi, da qualche parte bisogna iniziare. Ok, sì, è ora di iniziare. Diamoci da fare. Non capisco. Se Efesto era parte di un sistema per salvare la vita, perché ha usato Saiyan per creare un calderone? E per sfornare macchine con l'unico scopo di uccidere la gente? A quanto pare è impazzito, ma non so perché né come. A prescindere dalla ragione, spiega perché le macchine sono diventate più pericolose negli anni. Le macchine sono sempre più pericolose, infatti. Però è anche vero che più andiamo in giro, e più ne scopriamo di nuove. Quindi effettivamente Efesto crea macchine, ma sotto la guida di Gaia.
Quindi quando Saiyan diceva: sì, sono un'intelligenza artificiale, ma chi mi ha attaccato sta messo meglio di me. Cavolo, è un problema. Inizio anche a pensare che Elizabeth Sobeck, o comunque qualcuno, qualche essere vivente, non stia più controllando tutto ciò, ma che sia proprio Gaia, che con alcune elaborazioni, o comunque, non sappiamo neanche se ragiona come Saiyan. Perché effettivamente come progetto potrebbe essere molto più complesso, ma non sappiamo se è una, diciamo, intelligenza artificiale pronta a ragionare con le persone che l'hanno ideata. Con questi dati qui, praticamente ci spiegano che effettivamente Gaia ideava tutto e poi Efesto metteva in pratica. Ma che teoricamente a questo punto, no? Se tu devi difendere la Terra, o comunque vuoi che le specie umane ritornino normalmente, per quale motivo devi creare delle macchine? A meno che le macchine non vadano a sostituire quella che è la fauna, ma comunque resta il fatto che, sempre in quei dati lì, Gaia stava iniziando a creare, diciamo, dei tributi agli animali scomparsi, alle specie estinte, e infatti ha iniziato a creare delle macchine molto simili anche ai dinosauri. Questi dati hanno risposto alla mia domanda principale. Praticamente Efesto, in tutto ciò, serviva a creare delle torri per mandare in giro il segnale che Minerva doveva elaborare e poi trasmettere in tutto il globo per poter disattivare le macchine di Arth Timor, le macchine impazzite. E un'altra cosa che ho letto è che per creare Efesto, Elizabeth Sobeck ha scelto un alfa. Quindi credo che ci sia stata proprio una persona principale che doveva dare delle caratteristiche a Efesto. Allora, questo è l'ufficio di Elizabeth Sobeck. Però, siccome sono stronzo, resta comunque il fatto che lo faremo nel prossimo video. Spero che la storia vi stia prendendo almeno la metà di quello che sta facendo con me. Sei tu che devi ragionare con la fantasia e lo adoro. Questa cosa la adoro. È un gioco parecchio complesso. Io vi ricordo che potete seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!